Opening Weekend, le prime gare di ciclismo belga sulle pietre dell'anno, rappresentano anche un pochino l'inizio non ufficiale della grande stagione ciclistica ed eccoci all'Omloop Het Nieuwsblad femminile, una gara che può vantare già una qualcerta storia relativamente al ciclismo femminile. Esiste dal 2006, l'ultima edizione l'ha vinta Annemiek van Vleuten, che ha vinto anche 3 anni fa, vorrebbe diventare la prima ciclista a portarsi a casa 3 edizioni dell'Omloop femminile. Eccolo qua il percorso, 132,2 km con un finale praticamente identico a quello della corsa maschile, con alcuni dei muri più storici delle Fiandre orientali e il mitologico Kappelmoor come penultima asperità, l'ultimo è il Bosberg, poi una 12 chilometri per arrivare al finale di Ninove. È una gara molto ventosa, il team Movistar, rivoluzionato dall'arrivo di Liam Lippert in maglia di campionessa tedesca, è presente in blocco in un tentativo che nasce dopo i primi muri e la situazione perfetta per Annemiek van Vleuten, che ora ha un'altra freccia a disposizione in squadra. Erano rimaste dietro alcune delle più forti, ne scaturisce una situazione dalla quale può partire da sola Arlenis Sierra, la Pistard molto forte, che grazie al lavoro delle compagne dietro riesce ad acquisire tanto vantaggio, 17 km alla fine, a oltre un minuto sul piccolo gruppo che è rimasto alle sue spalle, 40-50 unità, col team DSM che spinge prima del Kappelmoor. Eccolo qua lo spettacolo del muro più famoso di tutto il Belgio, ed ecco l'attacco di Lotte Kopecky, seguita solo da Pfeiffer Giorgi, che però viene droppata subito dopo, e mentre Arlenis Sierra fa una gran fatica sul Kappelmoor, sale come un pesce Lotte Kopecky, un'azione potentissima e lascia tutte lì con Annemiek van Vleuten, che un paio di chilometri prima del Moor ha subito una foratura, non è in gruppo, e allora rimangono in due davanti Kopecky e Sierra, con Sierra che ovviamente non vuole dare cambio alla campionessa belga, dietro 36 secondi di ritardo, e all'ultimo Moor, al Bosberg, Kopecky prende e lascia lì totalmente Sierra in splendido stile. Lotte Kopecky con grande cadenza e sola a 12 km alla fine si mangia anche questo Bosberg, sale in spinta fino alla cima, non molla neanche per un secondo questa azione, mentre dietro fanno un po' tutte fatica, c'è l'attacco, il tentativo di Liam Lippert, che però si gira e vede Lorena Vibes, la campionessa europea, sulla sua ruota, la miglior velocista del mondo, che è compagna di squadra da quest'anno di Lotte Kopecky, che allora, oltre alla sua classe infinita, anche un aiutante speciale per le classiche di quest'anno, perché se Lorena Vibes riesce a tenere così sui muri e a bloccare le azioni dietro, ogni attacco di Kopecky può avere libertà, come in questo caso, ma soprattutto ha una gamba spaziale Kopecky, che arriva con 20 secondi di vantaggio agli ultimi 2 chilometri. Per quanto possano spingere ed attaccare in un gruppo dietro ormai molto ridotto, questa formula è perfetta: Lotte Kopecky all'attacco, Lorena Vibes dietro a bloccare, e Lotte Kopecky in questo modo arriva da sola a braccia alzate sul traguardo di Ninove, aggiunge anche questa classica alla sua collezione, mentre dietro nella lotta per il secondo posto, indovina un po', vince proprio Lorena Vibes, che esulta come se avesse vinto anche lei. Terza un'intramontabile Marta Bastianelli alla sua ultima stagione, ma è festa ST Works, 1-2 micidiale. E peccato per quella foratura di Annemiek van Vleuten, la campionessa del mondo, che avrebbe sicuramente potuto rivaleggiare con Kopecky sul Kappelmoor, non ha potuto testare la propria gamba in vista anche delle prossime classiche. Era arrivata seconda al campionato del mondo Kopecky proprio all'ultima gara della scorsa stagione, il suo debutto stagionale bagnato da una vittoria dopo la conquista delle Strade Bianche del Fiandre dell'anno scorso, suoi grandi obiettivi ovviamente anche per questa primavera. E proprio dalle Strade Bianche si ripartirà sabato prossimo con la prossima classica del grande ciclismo femminile. Oggi ha vinto Lotte Kopecky, SD Works ha fatto 1-2, ma non c'è stata la grande sfida col Movistar Team di Annemiek van Vleuten. Ci vediamo alle prossime classiche.